Salve a tutti e benvenuti in questa nuova video recensione dove andremo a recensire l'action figure di Batman Arkham Knight della DC Collectionable. Andiamo a vedere brevemente lo scatolo con su scritto Batman serie 1. Intanto sopra vediamo l'armatura del nostro Batman. Al lato stesse identiche cose, tranne che un brutto adesivo che ci ha coperto il nostro Batman. Il retro dello scatolo si presenta molto bene con i vari personaggi della serie 1, Batman, Arkham Knight, Scarecrow e Harley Quinn. Probabilmente faranno anche una serie 2, ovviamente, come tutte le altre. Scatolo abbastanza normale, nulla di spettacolare. All'interno però troviamo una chicca davvero notevole, uno sfondo della Batmobile. Andiamo a vedere l'action figure. Si presenta in ottimo stato. Adesso andiamo a vedere la figura in dettaglio. Posizioniamo il telefono, visto che è un telefono. Allora, articolazioni, all'avambraccio davvero ottima, con un buon raggio di movimento, articolazione qui alla mano davvero limitata, un po' dura, spalliera per permettere di alzare il braccio, è mobile questa spalliera, non vi preoccupate, non si rompe, visto che dà il senso di rottura. Stessa identica cosa all'altro braccio, articolazione su sfera alla testa, davvero dura, si alza davvero molto in alto la testa del nostro Batman e va molto in giù. Articolazione al busto molto ampia, ecco, vedete? Dettagli sulla cintura in gomma sofficissima per permettere appunto di alzare la gamba del nostro Batman. La cintura non continua dietro perché dietro è pittata, stesso sulla, diciamo, sull'action figure. Articolazione alle gambe qui al ginocchio e alla gamba, appunto. Articolazione qui alla caviglia con movimento, nuovo movimento laterale, guardate, per permettere le pose più pazze. Intanto notate i dettagli sugli stivali, tutti graffiati. Articolazione tra l'altro qui alla mano molto più mobile perché appunto con un po' di forza la mano si toglie e lascia qualche segno sul dito appunto. E si monta appunto quest'altra mano per reggere il lanciacavo. In dotazione ci esce anche un fantastico Batarang, appuntitissimo, painting ottimo, il viso rispecchia abbastanza bene quello del gioco, stessa cosa per l'armatura. Adesso mettiamo in confronto con il vecchio Batman dell'Arkham Origins e possiamo dire che questo è molto più muscoloso. Guardate questo che è abbastanza uno stecchino. Stesso mantello in gomma. Cioè, diciamo non cambia molto. Vediamo anche questo. Mantello migliore questo, a mio parere, perché cade a terra.
ma tutto sommato sono ottimi tutti e due. Gli accessori appunto ve li ho fatti vedere, lanciacavo, davvero ben fatto, la mano intercambiabile e il nostro patron. Che dire di tutto questo? Un'action figure davvero ottima, sia in sé proprio di come è fatta, e sia nel prezzo, diciamo, abbastanza abbordabile, con 24 euro. Ottima action figure. Io, che altro dirvi, vi saluto in compagnia di Batman e del vecchio Batman e di Stellina. Vi saluto e vi do appuntamento ad una futura recensione. Arrivederci.